Manovra finanziaria in Lombardia. Con 43 sì e 29 no, il Consiglio regionale, presieduto da Alessandro Fermi, ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e la legge di stabilità. Ieri era passato il provvedimento legislativo cosiddetto collegato, contenente misure sui ticket sanitari e le opere pubbliche degli enti locali. Dal bilancio lombardo 2023 emergono spese ed entrate che pareggiano a circa 26 miliardi, quasi 21 destinati alla sanità. Nessun aumento delle tasse, possibilità di rimodulare gli investimenti nel triennio in base alle necessità dovute all'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia. Il contributo della Lombardia alla finanza pubblica ammonta a 30,5 milioni di euro, mentre la perdita per minori entrate tributarie viene stimata in 370 milioni di euro. La legge di stabilità completa la manovra, rifinanzia leggi regionali e dà continuità a programmi pluriennali di intervento. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, 40 milioni all'anno saranno destinati al rinnovo del parco autobus. Altri fondi riguarderanno la manutenzione straordinaria di treni, tram e metropolitane, gli impianti a fune e la realizzazione di collegamenti ciclopedonali. Estese al 2023 e rese più incisive invece le misure per la sostituzione di veicoli a maggior impatto ambientale con auto di ultima generazione. La legge interviene anche sulle spese del comparto sanità, si parla di 20 miliardi e 859 milioni, finanziando voci specifiche come l'erogazione di prestazioni extra rispetto a quelle essenziali, gli interventi per minori e l'acquisto di farmaci per pazienti con malattie rare. Per quanto riguarda il pronto soccorso, previste prestazioni aggiuntive dei medici, il ricorso a cooperative e la creazione di una centrale operativa integrata con il compito di contrastare il sovraffollamento delle strutture. Tra Natale e Capodanno resta invece da chiudere la manovra del governo Meloni, oggi in commissione bilancio alla Camera e attesa in Senato entro il 31 dicembre. Le misure previste nella legge di bilancio per i comuni sono insufficienti, commenta Mauro Guerra, presidente di ANCI Lombardia e sindaco di Tremezzina, che sottolinea i rischi per molti comuni di non riuscire a predisporre i bilanci 2023, oltre alle difficoltà per la chiusura del 2022. Sottoscriviamo convintamente la richiesta di ANCI Nazionale per un incontro urgente con il presidente Meloni, aggiunge Guerra.